Buonasera a tutti. Benvenuti all'evento conclusivo di Pordenone Legge. E permettetemi di ringraziare subito Interporto, Centro Ingrosso Pordenone, che è partner di questo evento. E qui con me c'è Giovanni Marzini del Premio Internazionale, del Premio Giornalistico Internazionale Marco Lucchetta, con cui abbiamo stretto una bella e importante collaborazione ormai da qualche anno e collabora a questo evento ormai all'evento conclusivo ormai da qualche anno. Giovanni, un saluto. Buonasera a tutti. Sono costretto a ripetermi per il quarto anno consecutivo, come diceva giustamente Valentina. Questa collaborazione tra Pordenone Legge, Premio Lucchetta e la manifestazione di Gorizia e Storia, e dobbiamo dire grazie a Friuladria che ha cementato questa unione e questa collaborazione che sta dando veramente grandi risultati. Dicevo che sono costretto a ripetermi, lo sto facendo da 4 anni, quindi sarò molto stringato nel dire che sicuramente di questi 3 eventi Pordenone Legge giustamente il capofila per dimensioni, per numeri, per risultati che ottiene sul campo. Anche questa edizione è stata semplicemente eccezionale e il fatto che non si riesca a trovare mezza sedia libera in questi 5 giorni di eventi testimonia veramente che avete imboccato la strada giusta. Noi cerchiamo di star stretti a voi, di continuare a collaborare. Il premio giornalistico Marco Lucchetta, che come voi spero saprete, è intitolato ai 4 inviati della RAI che per primi hanno perso, purtroppo non per ultimi, la loro vita in missione di lavoro. È un premio che va a riconoscere le opere e i valori di giornalisti che anche dopo aver conquistato il premio assumono fama e caratura internazionale. Un premio dedicato alle tematiche che riguardano i bambini, perché di questi da oltre 20 anni si occupa la Fondazione Lucchetta Ota d'Angelo Rovati. Accanto al premio giornalistico trasmesso da Rai 1, e questa è sicuramente la valenza principale che possiamo dare a questa nostra iniziativa, c'è però tutta una serie di giornate e di incontri che si sono proprio ispirate al modello di Pordenone Legge. Sì, noi non ci vergogniamo a copiare chi fa bene questo lavoro e Pordenone Legge sicuramente è una guida. Non abbiamo scrittori, ma abbiamo giornalisti, anche se sappiamo che molti giornalisti ormai fanno soprattutto gli scrittori, e ne è un esempio anche la serata di quest'oggi. Perciò un grazie a Friuladria, un grazie alla Regione Friuli Venezia Giulia, che così come aiuta Pordenone Legge continua ad aiutare la cultura in questa nostra regione, e spero che continui a farlo, perché è un momento nel quale abbiamo bisogno di abbeverarci a qualcosa di importante, la cultura lo è, e le vostre presenze in queste giornate testimoniano che veramente c'è una richiesta di passare alcuni giorni nutrendo nella maniera più bella le nostre menti. Un in bocca al lupo a Massimo Gramellini. Uno dei grandi vantaggi che abbiamo collaborando con Pordenone Legge è che io sono riuscito ad avere la dedica con 1 ora d'anticipo rispetto a voi. Buon lavoro e grazie. Grazie. Grazie Giovanni Marzini. Vi dicevo, l'evento conclusivo, l'evento con cui vi diamo appuntamento al prossimo anno e vi aspettiamo nel 2016 a Pordenone Legge per la 17ª edizione. L'evento conclusivo è anche l'ultima tappa di una fortunatissima tournée che ha portato in giro per l'Italia un bellissimo libro, Avrò cura di te. E quindi concludiamo insieme un viaggio. Mi hai fatto emozionare prima e ho fatto una delle gaffe più grandi che potevo fare. Non si può dimenticare una signora quando si cita un'opera come questa. E chiedo profondamente scusa a Chiara Gamberale. E Avrò cura di te, il libro appunto di Massimo Gramellini e Chiara Gamberale, che chiude la tournée, la fortunatissima tournée, qui insieme a noi a Pordenone Legge, e noi siamo davvero felici di chiudere insieme a loro il festival. E poi è solo un viaggio e domani
ne ripartirà un altro, ne penseremo un altro da ricostruire insieme per ripartire ancora. Quindi grazie a tutti voi per essere stati con noi in questa edizione di Pordenone Legge e un grazie grandissimo a Massimo Gramellini e Chiara Gamberale. Grazie a voi. Febbraio. Ciao tu. No, forse è meglio. Beh, allora? No, anzi, ti ricordi di me? Perché io no, non mi ricordo di te. A dirla tutta, non credo di averti mai conosciuto, ma sai quando si è in caduta libera ci si attacca a qualsiasi appiglio e... Scusa, mi rendo conto, non si chiede così aiuto. Ma io non l'ho mai saputo chiedere aiuto. Eppure ora lo chiedo a te, anche se probabilmente non esisti, proprio perché probabilmente non esisti. Grazie alla vita, all'amore e al mio angelo custode, ti ho incontrato. Buon San Valentino, Gioconda. Ho trovato questo biglietto improbabile nel cassetto del comodino della mia nuova stanza da letto, nella casa dove i miei nonni hanno vissuto per 61 anni, insieme. Prima se n'è andato lui, 6 mesi dopo l'ha raggiunto lei. Da mia nonna, a parte questa casa, ho ereditato soltanto il nome Gioconda, che mai come adesso mi schiaccia come una beffa, perché la fiducia nella vita e nell'amore decisamente no, non li ho ereditati. Così stanotte non mi rimane che rivolgermi a te. Sai, Angelo, fin da piccola facevo un incubo, sempre lo stesso. Davano una festa meravigliosa per il mio compleanno, ma al dunque, quando sarebbero dovuti arrivare gli invitati, non si presentava nessuno. Passavano i minuti, passavano le ore. La mussa al cioccolato della nonna cominciava ad afflosciarsi, i palloncini a sgonfiarsi, i miei genitori a litigare, e continuava a non presentarsi nessuno. Mi ha perseguitata per tutta l'adolescenza quell'incubo, e poi ancora, fino a quando ho incontrato Leonardo. Ma da 2 mesi l'incubo è tornato, perché da 2 mesi l'unico invitato che era riuscito a dare un senso alla mia festa se n'è andato per sempre. Così eccomi qui, in questa casa, nuova e vecchissima, con il biglietto di mia nonna fra le mani, carico di errori e di passione. Ci credi, Angelo? Per la prima volta, ora che sono da sola, mi accorgo che il 14 febbraio potrebbe essere un giorno diverso, addirittura bello, per chi solo non è. Mentre fino ad oggi mi era sempre parso un giorno inutile, a uso e consumo di chi coltiva talmente poco la sua vita interiore da avere bisogno di un'occasione per ringraziare cose come l'amore o come l'angelo custode, cioè, con tutto il rispetto, una via di mezzo fra Babbo Natale e l'illusione ottica. A cui però ora chiedo aiuto. Per avere che cosa, mica lo so. Forse il segreto degli amori che durano 61 anni o il mistero di quelli che non arrivano nemmeno a 5. Gio. Bentornata, Gio. Apriamo. Bentornata, Gio. Perché tu riuscissi a sentire di nuovo la mia voce, ci voleva questa oscura notte dell'anima in cui tutto sembra perduto e quindi ridiventa possibile. Tu dubiti della mia esistenza, eppure un tempo ero il tuo compagno di giochi preferito, l'amico fantastico a cui confidavi qualsiasi scoperta suscitasse la tua meraviglia. Per chiamarmi chiudevi gli occhi, spingendo le palpebre in basso con le mani, ma qualche volta li tenevi aperti e allora mi trasformavo nell'ombra dei tuoi capelli riflessa sul muro. La mia voce risuonava lieve e infallibile dentro di te, finché il mondo degli adulti è riuscito a convincerti che soltanto i matti chiudono gli occhi per vedere e parlano con la propria ombra riflessa sul muro. I matti e gli innamorati. Ed è per farti accettare dal mondo che hai smesso di ascoltare le mie parole, coprendole con il frastuono delle sue distrazioni. Ho provato ad apparirti in sogno, la specialità della casa, ma tu mi confondevi tra gli incubi, la festa di compleanno a cui non arrivava mai nessuno. Eppure ero con te anche lì. E c'ero quando incontrasti tuo marito,
Leonardo, Leonardo la Gioconda, che senso dell'umorismo ha la vita. Ma ora, ora sono di nuovo qui. Non posso impedirti di inciampare, però posso medicare il tuo piede ferito e prenderti in braccio, fino a quando non sarai in grado di camminare sulle tue gambe. Buona festa dell'amore, solitaria anima mia. Avrò cura di te. Buonasera a tutti. Massimo Gramellini. Chiara Gamberale. Buonasera. Qua, mettiamoci. Possiamo metterci qua. Oh, quanti mia. Siete? Anche, grazie. Buonasera a tutti. Ah, ma anche sopra, guarda. Guarda che roba. Quantità di gente. E beh, emozionante perché chiudere un festival così importante è con l'ultima presentazione di questo libro. Noi abbiamo cominciato questa avventura di Avrò cura di te a Milano, in un teatro di Milano, nel novembre dell'anno scorso. 10 mesi dopo, anzi, no, poco più di 9 mesi è il tempo di solito in cui la natura impiega per fare determinate cose, noi abbiamo partorito questo viaggio che è molto bello poter finire qua, no Chiara? È molto bellissimo, io proprio oggi parlando, parlavamo del festival poco fa con un giornalista del vostro Gazzettino, devo dire mancavo da 2 anni da Pordenone e sono qui, sono arrivata un giorno prima per seguire stamattina l'incontro con Milo De Angelis e è vivo e da ieri pensavo questo è il posto giusto per finire questa avventura che poi non finisce perché i libri, diciamo, si sa quando si comincia a scriverli e poi non finiscono mai, proprio grazie ai lettori che ogni volta ti danno, soprattutto in questo caso, un'indicazione su come interpretare quello che tu stesso hai scritto. Erano circa 2 anni fa quando Massimo, noi siamo amici da tantissimo, da 15 anni, 20 forse. Non si dicono. Comunque, tanti anni. Da quando lei era proprio una bambina, ecco, diciamola così. Sì, una bambina cresciuta. E 2 anni fa, più o meno, perché io mi ricordo che abbiamo passeggiato a Roma, non faceva ancora freddo, quindi era veramente due anni fa, e Massimo mi raccontò quest'idea. Aveva nel cuore questo desiderio di raccontare il dialogo fra una persona in crisi e la sua voce interiore, cioè l'angelo custode. E gentilmente mi ha detto, tu mi sembri abbastanza in crisi per intervenire. No, ma neanche tanto gentilmente. No. No, se ricordo bene, camminavamo a Villa Borghese. Tanto gentilmente. No, no, io dicevo, gentilmente mi servirebbe una donna nevrotica che si parla addosso. E mentre parlavo dicevo, ma è veramente... E tu mi che quando io... scrive si intorcina, sì, ecco, nei giri di frase, cioè, che si fa troppe domande e già insomma, una fortuna se riesce a individuare qual è la sua domanda. Di fatto, in effetti, la mia scrittura, chi conosce i miei libri lo sa, è così, è alla ricerca di domande. Massimo invece si prende sul serio, no? Spesso, no, mai, no, per carità, se no niente era possibile. Si prende spesso la responsabilità di dare delle risposte, anche se quello che pensavo oggi facendo la doccia era, dico, che cosa è cambiato in un anno? Perché poi da lì abbiamo cominciato a scriverlo e un anno fa, col nostro editor, scusa, Guglielmo Cudono... Scusa, davvero pensi queste cose facendo la doccia? Io sì. Io penso, Pensa come sono meschino. Facendo la doccia pensavo che il Toro ha vinto 2-0 con la Sampdoria e mi immaginavo la tabella da qui a Natale per andare invece a io, e invece io riflettevo sulla storia di questo libro, perché un anno fa, sempre di questi tempi, stavamo lavorando con Guglielmo Cutolo, che è il nostro editor della Longanesi, che è qua, e lavoravamo insieme anche a Giuseppe Strazzeri e Tommaso Gobbi della Longanesi, che sono stati veramente i nostri... Non c'è Raffaella Roncato, ma anche lei è stata proprio nella nostra squadra, in questo dialogo fra cielo e terra e spesso abisso, e pensavo e dicevo, ma guarda un po', un anno fa, quando abbiamo presentato per la prima volta questo romanzo, quando questo romanzo cominciava a prendere forma, perché noi poi vi racconteremo, se vi interessa, come abbiamo lavorato, come nasce un libro a due voci, prima di tutto mantenendo due voci diverse, quindi quella dell'angelo. Vedi come sei, hai detto, ve lo raccontiamo dopo, no, se vi interessa lo stai già raccontando. Finisci un discorso. Allora, poi, che cosa pensavo sotto la doccia? Ecco. Pensavo, che cosa è cambiato rispetto a un anno fa, quando, insomma, questo libro ha,
ha preso forma. Beh, penso che laddove Gioconda è una persona, l'avete sentito, chi l'ha letto il libro lo sa, è una persona in un momento particolare della sua vita, in cui già le domande che si fa è costretta ad amplificarle e forse ancora addirittura a cambiarle, Filemone le dà, la indirizza sulle domande giuste e le dà qualche risposta. Forse in quest'anno ci siamo contagiati a vicenda, io e Massimo, e rispetto a un anno fa, questo mi viene da dire, la cosa diversissima è che io alla prima presentazione avevo gli anfibi e stasera è la prima volta che io in pubblico metto i tacchi in vita mia e lui ha il chiodo, quindi qualcosa sarà successo. Un anno fa ero in giacca e cravatta. Qualcosa comunque durante quest'anno, adesso non si può raccontare tutto, ma diciamo che evidentemente qualcosa, questo libro io ve lo dico, quindi insomma maneggiatelo con cura perché fa succedere ha cose. Ha un potere magico. Quindi, e però io credo, Massimo, dimmi se è vero, che forse io sto prendendo un po' più il coraggio di darmi delle risposte grazie a questo libro e grazie a quest'anno e a contatto con la scrittura di questo libro, e forse tu stai insomma acquisendo l'incoscienza di mettere in discussione quelle risposte e farti e trasformarle in domande. Sì. Non credi? In questo anno è successo il contrario, molto spesso sono io che ti facevo delle domande e tu facevi l'angelo con me, quindi i ruoli si possono facilmente rovesciare. Ma guardate, intanto questa è stata davvero una sfida, pensandoci dopo, non bisogna fare i compiaciuti, eccetera, però effettivamente se un anno fa ci avessero detto che un libro scritto a due mani ed è un romanzo epistolare, sono proprio due cose che di solito non funzionano, cioè sono respingenti, la doppia firma e il romanzo epistolare. E invece questo libro ha toccato evidentemente una corda che ha coinvolto tantissime persone. Una mia amica che fa il medico, questo non te l'ho raccontato, te lo dico adesso davanti a tutti, c'è un personaggio del romanzo che si chiama Kiki. Kiki ed è una donna che diciamo, è il simbolo della doppia vita, perché lei ha un marito e un amante, ma un amante che di fatto è un marito bis, cioè è un rapporto assolutamente ormai matrimoniale, anche questo rapporto parallelo. E questa mia amica dice, è arrivata questa donna da lei e gli fa, guardi, io ho un problema a sto mare, ma perché io sono Kiki. io sono Kiki, pensando che lei avesse per fortuna aveva letto il libro anche, per cui sappi che ormai sei già diventato anche un caso antonomasia medico, però quindi io penso curioso, no? Perché ed era questo poi il pensiero di oggi, forse proprio perché questo libro ha fatto succedere, cioè, perché tanti lettori, perché più che tanti appassionati che ci hanno fatto sentire che c'erano, no? Ecco, che sì. Forse proprio perché a seconda dei periodi della nostra vita siamo tutti Gio o Filemone, cioè siamo tutti bisognosi di cure. Di cure o in grado di darle a qualcun altro, o in grado di. Dopodiché attorno a questi due personaggi, cioè attorno a Gio, perché Filemone sta lassù, anche se fino a un certo punto, io non ho. Oggi ho incontrato una persona per strada e mi ha detto, sai, io ho letto tutti i tuoi libri, ma questo no, perché a me dove sono gli angeli? Ecco, no, questo non è vero. Chi ha letto questo il libro? Se l'aveva con me, ero Juventino. No, chi ha letto questo libro? Io le ho detto, guarda, che non è un angelo, questo è importante, non so quanti di voi l'abbiano già letto, però qua, in questo libro, l'angelo non ha le ali, svolazza, è una persona tanto più credibile, e vedrete come per Gio diventa tanto più credibile proprio perché ha un aspetto umano molto forte che rivendica anche fino all'estremo, rivendica questo suo aspetto umano. No, non dire il finale. Massimo, a questo difetto, cioè gli prende proprio questa cosa autodistruttiva di raccontare il finale. No, non voglio raccontare il finale. Poi se volete vi racconto, perché ha fatto questa battuta, allude a una mia gaffa su un altro libro. Ma in ogni caso, ma perché bisogna vergognarsi? È un libro che ha anche degli elementi di spiritualità, non è una parolaccia la spiritualità. No, esiste un mondo talmente intriso di cinismo, cioè io personalmente, io Massimo Gramellini, non l'angelo, io Massimo Gramellini penso che la vita non stia nei cinque sensi, penso che ci sia qualcosa al di là, che noi non possiamo né vedere né sentire. L'essenziale invisibile agli occhi, mi sembra che un signore che ha scritto questa frase ha venduto alcune centinaia di milioni di copie con quel libro, no? Che è Il piccolo principe. Perché noi continuiamo a leggere Il piccolo principe? E poi c'è anche quella di Jung, in ognuno di noi c'è qualcuno che non conosciamo, c'è un altro che non conosciamo. Cioè l'idea della spiritualità mette paura, la gente ha il terrore di riconoscere che possa esistere qualcosa che non è riconosciuto dai sensi. Ma ormai anche la scienza lo accetta, la quantistica racconta questo. Cioè superiamo questa formula di totalitarismo scientifico. I cinque sensi sono una parte della realtà, c'è un'altra realtà
a cui noi non possiamo accedere con i sensi, accediamo con l'intuizione, e chiunque l'ha provato nella vita. E d'altronde, quando amiamo, mica potete pensare che amiamo solo con i sensi. Se no avremo sempre ragione, invece sbagliamo quasi sempre. Sbagliamo quasi sempre. Quindi la spiritualità, io la rivendico come, che purtroppo noi la confondiamo con la religiosità. Mentre la religiosità questo, sono infatti, due cose diverse. Dire che, religio vuol dire legare, la religione è un dogma. La spiritualità, può, io sono, non sono religioso, non aderisco a nessuna religione di quelle canoniche, ma sono spirituale. Credo che la vita non si abbia un senso. Che una sua fantasia che ci sfugge. Io credo nella reincarnazione, sì, sì. Credo che tutte le cose che abbiamo raccontato qua, io ci credo seriamente. Io credo che torniamo più volte nella vita, che quando moriamo abbandoniamo i vestiti, cioè il corpo, e rimane lo spirito, che poi si reincarnerà, cioè indosserà un altro abito per fare un altro giro di giostra. E io penso che faccia paura la spiritualità, faccia paura l'inconscio anche molto, no? E, che poi stiamo parlando sempre della stessa cosa, cioè del prendere atto che la vita è misteriosa, che io non so, forse tutti e due, credo, siamo due persone che nati con una sensibilità che non riuscivamo a gestire, abbiamo avuto una fase in cui avevamo bisogno di controllare tutto. Poi capisci che non è possibile, perché la vita è perversa, è fantasiosa, comunque insomma fa da sola. Appunto, ci sono cose che sono stati qui chissà quanti milioni di anni fa, ci sono cose che hanno a che fare con i desideri che però sono paure. E a un certo punto, quando abbandoni quel desiderio di controllare tutto e capisci che il mondo è misterioso, ma sono misteriosi gli altri, ma sei misterioso tu a te stesso. Perché appunto, se un anno fa ci avessero detto banalmente questa stupidaggine, cioè delle scarpe e del chiodo, forse noi non ci avremmo creduto, perché dentro di noi c'è un altro che non conosciamo. E a volte è migliore di quello che pensiamo. Così succede a Gioconda. Gioconda ha tutto al posto sbagliato e vive di convinzioni proprio che non fanno capo a un principio che ha a che fare con la parte più spirituale, più misteriosa. È una persona che giudica molto, è una persona, e piano piano si arricchirà proprio di un nuovo metro di misura, si arricchirà perfino delle perdite che ha subito, pensate un po'. Perfino quelle diventeranno una forma di arricchimento per lei, circondata da persone, a partire dai suoi genitori, dall'ex marito, da un nuovo forse amore che poi non si trasforma in niente, da questa nonna molto molto importante, anche se non c'è più, ma però invece in qualche modo c'è ancora. E noi abbiamo voluto mettere anche in scena, attraverso questi personaggi, una specie di atlante delle incoerenze umane. E incoerenze che, attenzione, appunto, l'angelo non giudica, comprende, no? Cioè, rivela, se vogliamo, il senso. E io vi assicuro che, nonostante in questo libro io ci sia stata dentro, l'abbiamo scritto insieme, ci sono almeno 3-4 passaggi di questo libro che per me sono dentro di me. E mi ritrovo nel momento in cui mi confronto con le persone, a utilizzare delle teorie di Filemone almeno una volta a settimana. Quella dello specchio, io penso che... Mi piace quello dello specchio. Ma perché non c'è cosa più esatta sui rapporti umani che io abbia mai sentito. E quando l'ho letto... Poi, sapete, ecco, come abbiamo lavorato. Io e Massimo ci siamo conosciuti in una trasmissione televisiva e poi abbiamo cominciato a mandarci mail. Questo proprio tanti anni fa. Trasformandoci in delle persone che erano in quella trasmissione e che ci facevano ridere. Era parola mia, quella di Rispoli, lei era la subretta, una parola, era la, come si può dire, anche la valletta, era l'assistente di Rispoli, no? Sì, la co-conduttrice. E io era la prima volta che apparivo in televisione in vita mia, forse era meglio se mi fermavo lì, però è stata la prima volta che andavo in televisione. Questo, sì. Vedi, questo lo scopo. Ed era, e mentre registravamo, moriva l'avvocato Agnelli. Per cui poi la puntata è andata in onda la settimana dopo con la sottoscritta. Perché... Già subito, insomma, non potevano andare lineari le cose. E abbiamo cominciato a scriverci, quindi noi subito il nostro rapporto è stato contraddistinto dalla scrittura e dalla fantasia. Io penso che una delle tante cose che abbiamo in comune io e Massimo è proprio che pensiamo che la fantasia sia la migliore chiave d'accesso alla realtà. È così che quando noi parliamo, tu forse non lo noti, ma quando tu parli dici
Immagina che tu, quando mi vuoi spiegare una situazione, subito fai una metafora, che peraltro questo non c'entra, però in parte anche sì. Quest'estate in Grecia ho scoperto che io so il greco classico, ma non quello moderno, che sai che metafora in greco classico vuol dire trasloco? Bello, in greco moderno. Cioè, c'è scritto metafora da tutte le parti, perché vuol dire trasloco, a proposito di spostare da qualcosa, no? Da un'altra parte. Poveretti, no? Le tue hanno avuto molte metafore negli ultimi anni. Io la prendevo sul poetico, però. Ma qui c'è, stasera si vota, tra l'altro, c'è il voto. È vero che stasera. Comunque, te ha colpito lo specchio. Comunque, lo specchio. Perché lì parte, poi dopo non sapete dove arriva quei discorsi. Però poi ci arrivo sempre. Lo specchio. Nota, poi alla fine ci arrivo sempre. Vediamo se l'hai capita. Spiega con parole tue sintetiche la teoria dello specchio. Volevo finire col dire che quando abbiamo cominciato a scriverci, poi abbiamo cominciato a scriverci essendo Joe e Filemone, e poi abbiamo dato forma alle lettere. Quindi, quando arrivò questa risposta dello specchio, io ero veramente Joe in quel momento, e a quel punto mi prendeva la mano per averne ancora, perché avevo delle risposte che veramente servivano alla mia vita, non solo a quella di Joe, anche se siamo molto diverse, però mettiamo in scena un'inquietudine comunque, io nella mia vita e Joe nelle sue pagine. La teoria dello specchio è così: se tu sei preda di qualche mostro interiore, di qualsivoglia natura, che sia un'insicurezza, che sia un'ossessione, che sia una nevrosi, speri dentro di te, ma prima o poi incontrerò qualcuno che sbloccherà questo mio meccanismo pernicioso. E invece no, finché non lo sblocchi da solo, con l'aiuto della voce della tua intuizione profonda, sarai sempre destinato a incontrare persone che ti fanno da specchio, che ti ribadiscono quel meccanismo. Cioè, hai paura di essere brutto? Incontrerai persone che ti ci fanno sentire ancora di più. Hai paura di non valere niente? Incontrerai persone con cui innescherai un tipo di rapporto che ancora di più, no, andrà all'insegna. Lo hai detto tutto in negativo e anche in positivo, cioè, però c'è anche la versione, cioè, quando ti senti bene con te stesso, allora diciamo così, tradotto è esattamente così: quando tu sei in crisi e pensi che qualcuno da fuori verrà a risolvere la tua crisi, incontrerai una persona in crisi come te, che quindi raddoppierà il casino che hai. Quando tu ti comincerai a sentire meglio, incontrerai una persona che si sente meglio. Quando tu ti sblocchi, incontri una persona che si sblocca. Cioè, lo specchio funziona davvero così. La vita, se ci fate caso, ognuno di voi vada a ripensare ai momenti della sua vita, si accorgerà che lo specchio è vero. Io lo so, anche a me colpisce molto lo specchio, però a questo punto fai dire anche a me la pagina del libro nell'ultima presentazione. Io questo libro l'ho scritto soltanto per quella pagina lì, che è la mia ossessione. E cioè, perché c'è, dall'inizio, da quando ho cominciato a scrivere, che è la mia ossessione. E cioè, qui l'ho chiamata l'antenna, io di solito la chiamo la corda, posso usare anche la corda. E cioè, questa cosa è importantissima, che io ho capito dai tempi del mio romanzo Fai bei sogni. E cioè che quando tu, come Joe nel libro, hai un forte dolore, hai un trauma, la tua prima reazione, la prima reazione del tuo cervello, il nostro cervello ci vuole bene, anche i mostri del nostro cervello in realtà agiscono, sono convinti di agire per il nostro bene, perché fanno parte di noi, quindi loro sono seriamente convinti di fare il nostro bene. Quindi qual è la prima reazione del nostro cervello? Staccare quella corda che è quella dell'emotività e della sensibilità, perché dice, ma quella cosa ti ha fatto male, tu hai sofferto e quindi io voglio salvarti, voglio che tu non soffra più, e quindi ti stacco la corda dell'emotività. Qual è però la grande scoperta che ognuno di noi fa nella vita? Che quando tu, per paura di subire di nuovo un dolore, un trauma, una delusione, un distacco, un abbandono, stacchi quella corda, non sei più neanche capace di amare, di provare passioni, di entusiasmarti. Perché, questa è la grande scoperta che fai, la corda è una sola, non ce ne sono due. Noi abbiamo un'unica corda che vibra sia per le cose dolorose che per quelle gioiose. Quindi quando tu decidi di staccarla, ti condanni alla depressione, perché ti condanni a non provare più niente. Certo, non provi più il dolore, ma non potrai mai più provare l'amore. Quindi qual è il gesto più coraggioso che un essere umano può fare nella sua vita? Quello di sapere tutto questo e ciò nonostante riattaccare quella corda, sapendo io la riattacco. So benissimo che questo significa di nuovo rischiare, so benissimo che la prossima volta che mi innamorerò potrà succedere che poi quella persona di cui mi innamoro mi lascia, mi fa soffrire, mi mette in un casino pazzesco, mi rimette in discussione. Ma io, per il piacere che ho, per il desiderio che ho di essere vivo,
riattacco quella corda, disposto a soffrire pur di poter amare. Quando secondo me un essere umano arriva a fare questa scelta, fa davvero il gesto più eroico. E se ci pensate, tutti i romanzi, tutti i film, tutte le canzoni, in maniera metaforica, lasciamelo dire, in questo caso nel senso del greco antico, effettivamente raccontano sempre questa storia. L'eroe è sempre qualcuno che ha il coraggio di andare oltre la paura. Non è vero, non si può abolire la paura, ma si può andare oltre la paura. Il coraggio è quella cosa lì, è quella cosa che ti fa fare quella spinta per poter ancora sentirti vivo. Io l'ho detto in tutte le presentazioni, fammelo dire anche stasera che è l'ultima, una delle mie frasi preferite era di un umorista, non è un grande studioso, un grande filosofo, ma era uno straordinario umorista, si chiamava Marcello Marchesi. E le persone, diciamo così, di una certa età se lo ricorderanno, perché fece anche, fu anche un personaggio televisivo per alcuni anni, io ero proprio piccolissimo, e lui diceva: l'importante è che la morte ci colga vivi. Guardate, è una frase straordinaria, straordinaria, perché purtroppo sai che non l'avevi mai detta? Non l'avevi mai detta a nessuna presentazione. Allora l'ho sempre solo pensata. No, non l'hai mai detta. Adesso, lui essendo un grande umorista, sapete cosa vi direbbe a questo punto? Ditela, ma con giudizio, perché nel suo caso è successo veramente così. Lui è morto annegando durante un bagno in Sardegna, però molto anziano, aveva già vissuto una vita molto ricca, molto piena. Però lui ha ottenuto quello che desiderava, cioè, cosa voleva dire però Marchesi? Quello che, questa è quella che ho citato spesso invece, che è l'altra mia grande frase che io amo, che è di Victor Hugo, non so se avete letto quella Miserabili. Sì, a me nei Miserabili posso dire come finisce? No, perché non mi fai mai fare un finale. Ma non è mai detto, sai. Allora, sono 1800 pagine, nessuno di voi domani si attaccherà a leggere. Allora, i Miserabili hanno un protagonista che è il mio eroe preferito, che si chiama Jean Valjean. È un eroe straordinario, un uomo che non ha fatto niente eppure finisce in galera, e che a un certo punto subisce tantissime ingiustizie, tantissime angherie, e risponde sempre solo con il bene, con il bene. E in punto di morte, ormai molto anziano, vicino a lui c'è la sua figlia adottiva, Cosette, personaggi straordinari di questo romanzo meraviglioso, e Cosette gli dice: papà, ma tu non devi morire. E lui sul letto di morte, sorridendo, gli dice: è nulla il morire, doloroso è non vivere. Se riendo il morire, se t'affrodo nel pavivra, ed è una frase, affrodo vuol dire addirittura non doloroso, spaventoso non vivere. Ecco, l'idea che cioè proprio, io vedo moltissimo oggi, no? Moltissime persone non hanno più, cioè accettiamo tutto. Guardate che anche, ci riflettevo in queste settimane, con la storia chiara della foto del bambino siriano, no? Cioè noi ormai siamo talmente in uno stato di catalessi, dovuto all'eccesso di bombardamento di immagini, di emozioni, che ormai come i drogati, per avere ancora una reazione abbiamo bisogno di dosi sempre più massicce. Adesso siamo arrivati al bambino morto spiaccicato sulla spiaggia per provare ancora un'emozione, ma ne sono morti altri 1000 di bambini così, ieri ne sono morti 24, però non abbiamo visto l'immagine e quindi non ci indigniamo. Però ecco, io dico questo perché sembriamo veramente come dei morti che improvvisamente hanno bisogno di una scarica di adrenalina per scuotersi, no? Se invece riuscissimo a recuperare un minimo di consapevolezza, sapendo che c'è un prezzo da pagare, no? Perché il prezzo da pagare è il rischio di vivere. Di vivere, sì. È il rischio di vivere, il rischio di soffrire, di andare incontro al rischio, appunto. Però è vivere, avere il senso di una pienezza, di stare dentro la vita vera. Io vedo tantissime persone, sia io sia lei, collaboriamo a un settimanale che si chiama Vanity Fair. Chiara scrive dei pezzi bellissimi, io faccio la posta del cuore nell'ultima pagina, e normalmente dalle lettere che mi arrivano, se dovessi trovare un minimo comune denominatore, è proprio questo: sono persone che capiscono che non sono più vive e che vogliono disperatamente cercare di tornare a provare emozioni, provare sentimenti, darsi un progetto, darsi un obiettivo, darsi una passione da inseguire. Ma che cos'è la vita se non è questo? Cioè, se non ci diamo degli obiettivi. Persone incastrate poi in dei meccanismi, perché la parola chiave è proprio la paura, no? E ci mette un attimo, lo dicevamo poco fa, un desiderio da camuffarsi da paura, no? Diciamo, ah, ma quella cosa non mi piace, e invece in verità ne avremmo voglia. Ah, ma quella cosa io non la so fare, e invece in verità vorresti.
E non a caso Gioconda, che non ha un problema di apatia, la protagonista di questo romanzo, anzi semmai ha un problema di adrenalina. È una persona molto abituata alle emozioni violente, ma poco abituata a condensarle in dei sentimenti, no? Che è lo stesso modo poi di non provare niente, provare sempre tutto, no? Avere sempre questa musica assordante nella testa. Ecco, ti faccio una domanda. Non desidera più, no, anche perché, a proposito della teoria dello specchio, forse perché gli altri cominciano a un certo punto a ritenerci interessanti e a ricordarci che lo siamo. Proprio quando smettiamo, quando riattacchiamo l'antenna, ecco lì, e ti fa quasi rabbia perché dice: ma dove eravate quando avevo bisogno di voi? E non c'eravamo proprio perché avevi bisogno di noi e non eri in grado di avere voglia di noi. Desiderio. E Gioconda proprio passa da una situazione di bisogno, è quasi una tossica lei, no? All'inizio del libro è ossessionata da questo ex marito, non lo vede nemmeno più, perché a volte poi, pensateci, quando siamo ossessionati dalle persone, smettono di essere delle persone, diventano degli ologrammi, diventano qualcosa di mostruoso. E piano piano, grazie a questo suo rapporto con una voce che è dentro ognuno di noi e ha sempre ragione, poi in mezzo, chissà perché, da bambini fino ad oggi ci mettiamo mille cose, ci mettiamo i pensieri, ci mettiamo le paure, ci mettiamo le velleità, e quindi la perdiamo, no? Un po' è sempre più flebile quella voce. Nel momento in cui togliamo tutte queste, questo armamentario e ci rimettiamo in contatto, ecco lì che possiamo fare questo percorso che è semplicemente, meravigliosamente, spaventosamente dai nostri bisogni ai nostri desideri, spesso scomodi. Guarda, mentre parlavi pensavo proprio che quando guardi un bambino piccolo proprio capisci che lui sa tutto, perché e poi a un certo punto dimentica. Poi a un certo punto c'è un momento fra i 6, 7, gli 8 anni che entriamo nella comunità, entriamo nella società, i programmi della società entrano nel nostro cervello e noi diventiamo, perdiamo quella cosa con cui nasciamo. Infatti la vita, come diceva Platone, noi non impariamo niente, cerchiamo solo di ricordare quello che abbiamo dimenticato. Beh, venendo ma io al mondo. Sai che ho fatto un libro dove racconto un'esperienza di fare ogni giorno per 10 minuti qualcosa che non ho mai fatto, un'esperienza che davvero fondamentale, ho provato. Fatela questa cosa, che è straordinaria. Perché proprio vengono fuori, appunto, viene fuori molto di quell'altro che non conosciamo dentro di noi, facendo ogni giorno per 10 minuti una cosa mai fatta. Non me lo sono inventato io l'esercizio, però l'ho fatto. È di ispirazione steineriana, è Rudolf Steiner che lo propone a un certo punto. Qui te l'ho fatta fare anche una cosa, le passeggiate. Ma appunto, quello che dici tu, io mentre giocavo i 10 minuti, ancora prima che diventasse un romanzo, dicevo, ma guarda che strano, fino agli 8 anni, 9, è scontato che impariamo ogni giorno a fare qualcosa, no? Ad allacciarsi le scarpe, a tagliare. Poi a un certo punto pensiamo di non crescere più, cioè pensiamo quasi che la crescita abbia a che fare con l'infanzia. Per questo loro sono più intelligenti di noi, perché invece per me la parola crescita coincide con la vita, nel senso, ogni giorno si può scoprire qualcosa e voi direte, ma allora in questo modo i rapporti durano poco, perché allora puoi cambiare persona. No, è proprio se, e Filemone lo insegna a Joe, perché questa è anche la storia di un rimatrimonio, perché Joe ama un uomo all'inizio del libro, alla fine del libro ama un altro uomo, eppure la stessa persona, perché è cambiata lei. Vedi che stai raccontando tutto il finale no. Tu, scusami. Ma non vi ho detto attraverso che modo. Vabbè, ho capito, ma la giri come vuoi. Attraverso io. Come e poi il grande, la grande sorpresa. Una domanda, questo, devo fare una domanda al pubblico, sì. Perché mi aggancio qua a te. Pensate un secondo, vi faccio una domanda, vi lascio 10 secondi ognuno di voi. Quando è stata l'ultima volta che avete fatto una cosa per la prima volta? Pensateci. L'ultima volta nella nostra vita in cui avete fatto una cosa per la prima volta. Quando siete bambini ogni cosa che fate la fate per la prima volta, no? Poi c'è un momento in cui facciamo cose in automatico, ma quando è stata l'ultima volta che avete fatto una cosa per la prima volta? Guardate che io devo e dire se che ci pensate, pensate al dispendio. E sicuramente quella notte se andate a dormire e avete dormito benissimo, perché i bambini dormono bene semplicemente perché sono così stanchi, perché per loro tutto ciò che fanno per la prima volta è un impatto emotivo pazzesco, perché è nuovo, no? E noi invece quasi tutto ciò che facciamo è un gesto automatico. Però Massimo, io dopo aver scritto dopo averci giocato ai 10 minuti, la meraviglia di quel gioco è che ti rimane nel sangue e quindi cominci a fidarti più, dici. Io da quando ormai è uscito due anni fa il libro e ho giocato 3 anni fa, però ti rimane proprio che io dico, ah no, devo scegliere quella strada o quella, ma quella non l'ho mai fatta e allora è meglio. Però questo non è, e anche questo libro non inneggia a
cambiate sempre le vostre abitudini. No, è però... Seguite quelle del vostro però, che vi suggerisce l'intuizione. Siate sempre curiosi anche di quello che... Cioè, guardate anche le persone che vi sono vicine come se fossero sempre nuove. Guardate a voi stessi come se foste sempre nuovi e vedrete che starete insieme a lungo. Nel senso, proprio sembra una contraddizione, no? Perché sembra che stiamo inneggiando a... Sì, cambiare, è bello, dai, su. No, però se sì... Diciamo, Chiara, accorda all'altro. Ogni volta che tu provi in un gruppo di persone a dire qualche cosa di nuovo, la reazione immediata è non si può fare, oppure al contrario, ah, lo abbiamo sempre fatto. È una delle due, sempre. Perché la gente ha paura. Io volevo dire che tu sei molto avvantaggiata però a fare quel gioco, non te l'ho mai detto, ma io ovviamente ho provato a farlo anch'io il gioco di 10 minuti. Il tuo vantaggio è di vivere a Roma. Perché pensate, una delle sue prove, suggeritegli nel libro appunto dall'analista, era cammina al contrario per 10 minuti nel centro della tua città. Ora voi pensate, se io a Torino o voi a Pordenone camminate al contrario per 10 minuti, tutti vi notano. A Roma, voi se girate anche in mutande per strada, non vi guarda proprio, cioè la meraviglia di Roma, cioè il limite, è il bello e il brutto di Roma. È il marziano a Roma, tu a Roma puoi fare qualunque cosa e proprio non gliene frega niente a nessuno, cioè è una cosa meravigliosa. Tu proprio Roma è la città dove l'autostima subisce le piallate più significative. E tu puoi essere anche la persona più narcisista dell'universo. Io ho visto attori andare in crisi depressiva perché sono, magari girano l'Italia ovunque, gli salta addosso. Beh, la diciamo gente. Che c'è, no, ci sono presenta un'eccezione che è il capitano. Che è Totti. Totti è l'unica persona che non si può muovere. Ma Totti è l'unico caso, l'unica eccezione. Però tranne Totti, e forse guarda, proprio arriviamo a 5, Totti, cioè, ti aggiungo Benigni, ma non arriviamo a 5 persone. Roma in questo è veramente molto tollerante. Però ecco, allora... E anche questo forse non ce ne siamo mai interrogati direttamente, ma scrivendo il libro molto. Gli altri, mentre cambiamo, sono un ostacolo o sono un'occasione? Perché noi gli altri ci quasi vedono dire, diversi, quindi ci vedono, nervosisco. Non è più come prima, lo preferivo prima. Lo preferivo prima, ma anche perché spesso, come succede a Gio con Leonardo, non a caso i due protagonisti si chiamano Gioconda e Leonardo, perché Gioconda a un certo punto... scopre la possibilità di non essere dipinta dai desideri del marito, che si chiama Leonardo, ma di, insomma, disegnarsi e scoprire la sua identità. Ecco, grazie alla nuova Gioconda, Leonardo è costretto a cambiare anche lui, che poi, se ci pensi, è il segreto delle coppie, no? Che sanno stare insieme nel tempo, a secondare il segreto è la coppia è una, no? L'abbiamo detto tante volte, l'amore è una danza. L'amore è una danza, una coppia comincia a ballare. Ovviamente la musica cambia, non è che può rimanere sempre la stessa. E nel momento in cui la musica cambia, se uno dei due ballerini non segue più l'altro, l'altro pensa di dover fare un passo in più per riequilibrare. No, gli pesta un piede in quel modo. Per cui purtroppo cambia la musica e tutti e due i ballerini devono muoversi. Però volevo dirti, anche perché siamo a un festival di letteratura ed è sempre bello ricordare i grandissimi scrittori che non ci sono più, ma che rivivono anche quando ne parliamo su un palco, è una delle frasi più famose di uno scrittore della mia terra, di Cesare Pavese. Cesare Pavese diceva una frase bellissima che io ho ricordato sempre anche scrivendo questo libro. Lui diceva: la vita è ricominciare sempre, a ogni istante. Tanto è vero che Pavese, quando non è stato più capace di ricominciare, si è ucciso perché non aveva più la forza di ricominciare. Mai suicidio fu più, diciamo, esplicitato nell'opera, perché lui proprio si uccise perché non era più capace di fare questo gesto che lui ci ha insegnato e che ci ha lasciato come testimonianza eterna. La vita è ricominciare sempre, a ogni istante, rimetterti in gioco ogni giorno, riazzerare tutto e ripartire riuscendo a mantenere lo sguardo veramente innocente di chi fa una cosa per la prima volta. Io faccio, come sapete, il giornalista, e molto spesso, no, ci si chiede perché i giornali mandano un inviato nei posti dove magari c'è già un corrispondente, no? I giornali hanno corrispondenti nelle varie città, poi succede un fatto, mandano l'inviato da Milano, da Roma. Dice: ma perché? Forse che il corrispondente non è abbastanza bravo, no, naturalmente magari è anche più bravo, ma il corrispondente, avendo quella realtà tutti i giorni davanti, molte cose le dà per scontate. Cioè, io ricordo che quando fu spedito a Napoli da giovane cronista sportivo sulle piste di Maradona, cioè io vidi Maradona arrivare alla conferenza stampa e, mentre parlava, palleggiava con un mandarino per far vedere com'era.
Io feci tutto il pezzo su lui che palleggiava con Mandarino, che è una cosa. E non l'aveva mai scritto nessuno, perché i giornalisti di Napoli, vedendolo fare sempre questa cosa, lo davano per scontato. Invece arrivo io, per la prima volta, il mio sguardo vede questa cosa nuova e rimane colpito. Ecco, penso che nel lavoro, nella vita di tutti, c'è questo fenomeno, no? Che riuscire a farti sorprendere. Dici, ma come faccio a farmi sorprendere? Si chiede anche Gio, come faccio a farmi sorprendere da una persona che ho con me sempre? Perché qui bisogna anche spezzare un'arancia a nostro favore. Noi continuano a dirci che noi siamo la decadenza dell'umanità, che i nostri avi erano molto migliori di noi, che una volta c'erano i valori, una volta c'erano i codici etici. Allora, sentite, vogliamo dircela tutta. Nel Medioevo dichiararsi amore eterno era molto facile. Cioè tu a 20 anni ti sposavi e diceva ti amerò per tutta la vita. Tanto sapevi che di lì a 10 anni era matematico che morivi, perché o epidemie o guerre, ma nessuno arrivava oltre i 35 anni. Quindi sai che sforzo. Pensate adesso, due ragazzi, magari a 20, perché quando possono cominciare a permettersi di sposarsi, cioè intorno ai 42-43 anni, quando cominciano ad arrivare a 1000 euro al mese, e dicono sposiamoci, e dicono sarò, giacerò con questo corpo per tutta la vita. Cenerò per tutta la vita con questa donna, tutta la vita questa donna mi ricorderà se ho chiuso la macchina, se ho cercato la lavatrice, tutta la vita. E la vita può durare fino a 90, pare anche a 100, alcuni pessimisti dicono anche a 120, una cosa terribile. Ecco, tu pensa, è un gesto eroico o no? Per cui, no, è vero. Dobbiamo chiudere, adesso chiedo io le domande e poi chiudiamo. Ma, per esempio, ti chiedo ancora questo, ma dammi una definizione di monogamia, che è uno dei temi del libro, è il tradimento, perché lei è una traditrice, no. La Jo. No, viene lasciata perché è una traditrice. Lei Jo, intendo. E dammi una definizione di monogamia. E diciamo che ci sono nel libro, il libro mette in scena il fatto che ogni coppia intende la fedeltà e l'infedeltà a modo suo. Vedrete, cioè c'è la coppia di Kiki, di cui parlavamo prima, c'è la coppia di Kiki che vive una vita parallela rispetto, e anche lui, entrambi vivono una vita parallela rispetto, no, alle rispettive famiglie. Però sono in equilibrio, perché sono tutte e due sposati, quindi la coppia è in fondo equilibrata. Tutto sommato hanno trovato, no? Che cos'è la monogamia? Che cos'è la monogamia? Cioè, dammi una definizione di monogamia moderna, oggi. E ancora, la monogamia un tempo era stare con la stessa persona per tutta la vita. Io penso che per me monogamia è... si parla spesso, appunto abbiamo cominciato, te la dico così perché non ci ho mai riflesso, abbiamo cominciato parlando di casa, no? Gioconda non è più nella sua casa e penso che per me io è una parola chiave proprio di tutti i miei romanzi, la casa, dov'è casa, dov'è casa tua, dov'è? Penso che la persona con cui stiamo, una forma di monogamia, quella in cui credo, è far sì che la tua vita diventi la casa dell'altra persona e considerare la vita dell'altra persona casa tua. Guarda in un anno come ci siamo trasformati. Tu mi sei diventata romantica. Quello sono sempre stato. A me veniva da dire che la monogamia un tempo era stare con la stessa persona tutta la vita. Adesso è stare con una persona alla volta. Questo. Però credo che nella concezione. Se ci pensi in quello che ho detto io. È molto bello. Se la tua vita diventa la casa dell'altra persona. Oggi. Milo De Angelis, che è stato un incontro bellissimo, diceva siamo destinati a uccidere tutto quello che amiamo, cioè senza dubbio le persone a cui facciamo più male sono quelle, e quelle che ci faranno più male sono quelle che amiamo di più, ma perché la nostra vita è nelle loro mani, la loro vita è nelle nostre mani e sono mani spesso fragili, sono mani spesso da cui, guarda le mani, poi io amo solo raccontare i personaggi così, da cui le cose scivolano, che fanno fatica anche a capire che quelle sono le loro mani. E forse a volte lo sforzo che ci chiedono i rapporti umani, che è quello che abbiamo provato a raccontare con tutte le incoerenze, vedrete che non ce n'è uno di personaggio che approverete moralmente, ma... Neanche l'angelo. Ma neanche perché l'angelo. Poi si scoprirà anche ma lo sforzo è proprio... non giudicare nessuno, cioè capirli tutti e quindi non giudicare noi mentre lo scrivevamo e poi io spero chi lo legge. Ecco, se la tua vita diventa la casa dell'altra persona, tu devi accettare anche che a volte entra con le scarpe sporche, che a volte si è perso, che a volte l'ha persa quella strada di casa e dice dove sta? Non c'è, però questa è casa. Quella è un'altra parola chiave del libro, l'hai letta, accettare. Distinguere tra l'accettazione e la rassegnazione. Noi oggi ci rassegniamo spesso le cose,
ma non le accettiamo. Invece la grandezza, la saggezza vera sta nell'accettare, come diceva lei, senza giudicare. E imparare proprio ad accettare le situazioni, cioè accettare anche le sconfitte, accettare il dolore, perché quella è la premessa per superarlo. Se tu non accetti una realtà non la puoi cambiare, non c'è niente da fare. Se tu vai contro una realtà perché la vuoi cambiare, non la cambierai. Nel momento in cui tu accetti quella realtà, comincia a cambiarla automaticamente. Questo è un altro meccanismo, come lo specchio, che funziona. Quella è una delle... Posso dire una cosa? Tu stai parlando così. E mentre noi presentavamo questo libro... No, adesso che cosa deve dire? No, dico, perché io poi sono un pelandrone, nel senso che mentre presentavo questo libro ho detto vabbè, finché presentiamo questo libro poi penserò a cosa scrivere dopo. Lei, che invece è una vera lavoratrice, è la donna più... Io non ho mai conosciuto, ecco, guardate, i luoghi comuni sui romani, tu dovresti andare in giro a raccontare... Che, tu sei l'opposto del luogo comune. Ma io sono mezza veneta e mezza molisana, quindi... Lo dicessi mezza friulana, perché in ogni regione che vai dice, sono mezza di una regione, no scherzo, veramente mezza veneta, mezza. Però ecco, Chiara nel frattempo ha già scritto un altro libro che io ho avuto già l'onore di leggere in bozze, o quasi bozze, perché ancora non è finito, che è bellissimo, perché è un libro che parla, questo lo posso dire, non tanto, non svelo il finale, svelo solo lì, non è ancora neanche finito di scriverlo di fatto, per cui è un libro che veramente analizza in una maniera straordinaria quello di cui abbiamo parlato fino adesso, il ritorno alla vita di un essere umano, cioè l'innamorarsi. L'innamorarsi non più da ragazzini, l'innamorarsi a un certo punto della vita è ricominciare, da un certo momento della vita proprio a riaprire quelle porte di casa. Tutte quelle porte di casa che erano rimaste chiuse. È un inno alla vita che sarà un messaggio, un massaggio anche, no? per tanti cuori. Abbiamo il tempo per un paio di domande, credo. Ah, sì. Se... Che è la classica frase che semina sempre il gelo e il panico. Quando uno dice abbiamo tempo per un paio di domande, tutti cominciano a dire voglio morire, voglio andare via. E poi alza la mano uno solo che fa permetta una premessa di 18 minuti, perché i timidi, le persone timide che sono quelle che hanno le domande intelligenti non parlano mai. Alza la mano quello che invece dice no, il libro non l'ho letto, però volevo dirle che... E no, allora scherzo. Se non ci sono... No, se c'è un timido invece che ha voglia di alzare la mano, sì. Prego. Viva i timidi. Buonasera. Ah, in alto. Il libro non l'ho letto e spero che, non so, giudicherete voi l'intelligenza della domanda. Vedi, io comunque... non la vedo perché c'è una luce. Dov'è? No, è lì. Sì. Ah, ecco, no, mi sono dovuto coprire un falo. Buonasera. Buonasera. Volevo chiedere ad entrambi... Mi hanno colpito tante frasi che avete detto, ma una in particolare: bisogna imparare a non avere bisogno dell'altro, ma a desiderare l'altro. Beh, io conduco una vita che sta un po' nel limbo tra il desiderio dell'altro e il bisogno dell'altro. Il bisogno dell'altro è fisicamente visibile, perché voi non vedete, ma sono su una sedia a rotelle. E mi interrogo spesso su quali sono i miei bisogni, ormai lo so da 32 anni, però come si conciliano queste due cose, cioè il desiderio e il bisogno, perché il desiderio non chiede nulla e invece il bisogno chiede. E quando voi avete detto questa frase, qual è secondo voi l'equilibrio tra bisogno e desiderio? Grazie. Domandona, eh? Io... Grazie signora. Intanto mi permette di dirle che io l'altro giorno ho raccontato sul giornale a Torino il presidente del comitato paraolimpico Luca Pancalli è andato a prendere un taxi e gli hanno detto che non poteva salire perché non gli mettevano la carrozzella sul taxi. E io ho fatto un pezzo dicendo che dei due il personaggio veramente debole non era ovviamente Pancalli, ma era il tassista. Era quello di cui bisognava avere più pena e commiserazione, perché non aveva avuto la fortuna che aveva avuto Pancalli di avere una madre straordinaria che, quando lui a 17 anni cadde da cavallo, era un atleta del pentathlon, lui era all'estero per fare una prova, era una giovane promessa del movimento olimpico italiano, cade, gli si spezza il collo e rimane tutta la vita paralizzato. E in quel letto, da ragazzo adolescente, che lui racconta aveva voglia di
odiava il mondo, odiava se stesso, voleva morire, voleva distruggere tutto, non voleva dipendere dagli altri, ma sapeva che avrebbe dovuto dipendere dagli altri, gli arrivò questa lettera dalla madre, che è una delle pagine, secondo me, più straordinarie che abbia mai letto in vita mia, dove la madre gli dice: tesoro mio, io piangi tutte le lacrime che vuoi e confondiamo le lacrime insieme, piangiamo insieme, poi però non ti compiangere, perché io d'ora in poi diventerò dura, sono tua madre, ma io diventerò durissima, ma non ti compiangere, e abbi pazienza, sappi che io ti amo da morire, ma sappi che da questo momento sarò durissima con te, durissima, sarò più dura del granito, perché io non voglio che tu sia uno sconfitto nella vita. Io voglio che tu ce la faccia nonostante quello che ti è successo. Quindi rispetto a tuo fratello che non ha il problema che hai tu, sarò ancora più duro, più esigente con te. Ed è venuto fuori un uomo molto forte. Questo perché? Perché in fondo è esattamente questa la forma di bisogno che abbiamo, no? Di avere un sostegno. Noi guardi, se mi permette questo paragone, spero che non le sembri offensivo, lo dico esattamente all'opposto, proprio invece. Io credo che siamo tutti dei diversamente abili. Alcuni hanno una disabilità fisica, tutti abbiamo una disabilità emotiva, tutti. Tutti siamo su una carrozzella. Ma prima o poi, no? Può succedere, nel mio caso è successo da bambino di perdere la mamma, ma non importa, non c'è un dolore più pesante o meno pesante. Ognuno ha il suo, ognuno ha avuto il suo trauma, il suo momento che lo ha segnato per sempre. Ognuno è finito su una carrozzella emotiva. Ed è molto, io credo, importante non essere noi i primi a confonderci con il trauma che abbiamo subito, certo. No? Noi siamo più forti. Tu avresti potuto fare tutta la vita il bambino che aveva perso. La signora potrebbe, ognuno di noi potrebbe identificarsi, e a proposito di specchio, e gli altri forse in quel momento sarebbero persone che perdono anche loro di vista la persona che siamo. C'era Flannery O'Connor, che è una delle mie scrittrici preferite, insomma, era affetta da una malattia terribile che è il lupus, e lei diceva sempre: io ho una malattia, non sono la mia malattia, no? E la potenza della sua scrittura, insomma, ha fatto sì che nessuno di noi si ricordi. Comunque, per rispondere, vuoi rispondere tu, che cos'è il desiderio? Noi, io penso che il desiderio, non ci mettiamo niente, no? L'ha già detto tutto un signore 2400 anni fa, che è stato l'uomo più geniale che è venuto sulla Terra, si chiamava Platone. Noi da 2400 anni stiamo semplicemente ripetendo e chiosando le cose che ha detto lui. E in uno dei suoi dialoghi, nel Simposio, lui descrive esattamente l'amore. L'amore, che cos'è desiderio? Il desiderio è la pulsione verso qualcosa che ci manca. È la mancanza che determina il desiderio. E quindi finché noi saremo su questa Terra avremo sempre la mancanza di qualche cosa e quindi avremo sempre il desiderio di raggiungerlo. Il confine però con il bisogno qual è? Il bisogno è qualcosa che appartiene a una sfera forse più soggettiva, no? Io credo che abbiamo bisogno, il bisogno fisico, il bisogno morale di avere comunque affetto intorno a noi, di avere comunque un mondo intorno a noi che ci sostenga. Però tutto parte sempre da noi. Lo so che è terribile dirlo, cioè si prendono più applausi, come fanno i politici, a dire sempre che dipende dagli altri, che la colpa è degli altri, che sono tutti. Io invece continuo a pensare, in questo sono davvero convinto, che ognuno di noi è il padrone della propria vita. Certo, non tutti partiamo alla pari, purtroppo. La politica dovrebbe servire a questo, no? Dovrebbe servire a riallineare i punti di partenza. Questo non avviene nel nostro paese meno che mai. Per cui ci sono, ovviamente, la meritocrazia non esiste, per cui ci sono tutto quello che sappiamo, non stiamo a ripetercelo. Ciò nonostante, alla fine, io ripeto sempre la frase, l'ho messa in un libro, ma è la frase del mio professore di liceo: i sé sono la patente dei falliti. Nella vita si diventa grandi nonostante. Cioè, se voi ogni cosa che avete visto nella vita ci mettete davanti un sé, giustificate i fallimenti. Se ci mettete davanti un nonostante, propiziate i successi nella vita, la vostra. E successi non vuol dire, anche lì ci tengo a precisarlo, perché sennò finiamo per. Il successo non deve essere associato necessariamente ai beni di consumo, al denaro, a quello che la società ci insuffla, no? Ai bei capelli, nel mio caso, proprio un ricordo lontano, però. Belli.
Belli lo sono, sono pochi ma bellini, guarda, credo. Color biondo cenero hanno un loro fascino. L'hanno cercati uno per uno, con calma. Come le cose preziose. Come le cose preziose. Come dice il mio barbiere, quando faccio i capelli a te ci metto molto di più perché prima li devo cercare. Per cui, infatti io sto un'ora e mezza dal barbiere. Però insomma, mi sono distratto, mi parlo di cavolate, mi sono... vabbè, comunque insomma il concetto l'avete capito, no? Più o meno il concetto. Spero di sì perché non mi ricordo più dove ero arrivato. C'è ancora una domanda? Grazie signora, grazie. C'è il tempo per una, siamo... No. Ah, eccola, sì, scusi che sì. C'è un faro. No, no. Allora, sì, eravamo ognuno nella sua città, io a Roma e Massimo a Torino. Poi Massimo è vice direttore della stampa, quindi insomma è... Però vado spesso a Roma, quindi ci vedevamo anche ogni tanto, però lavoravamo molto via mail. Ci scrivevamo, cioè proprio, nella prima fase siamo proprio stati Gioconda e Filemone, cioè proprio ci scrivevamo, infatti... Non dopo... sapevamo, noi avevamo una traccia iniziale, più o meno sapevamo come cominciare, come finire il libro, ma lo sviluppo lo abbiamo fatto, cioè io quando ricevevo le sue lettere non sapevo cosa raccontava e poi lei non sapeva cosa io avrei risposto e nella lettera successiva si agganciava alla mia risposta, quindi c'è stato, era molto realistico. Bisogna volersi molto bene per scrivere un libro in quattro mani, perché ad esempio ecco, io diciamo uno dei motivi per cui mi leggo molto alle persone è le dimensioni di abbandono che condivido con quelle persone. La prima è il ridere, cioè proprio ridere insieme. Io e Massimo ridiamo molto insieme, quindi è lo stupore poi. Quindi io spesso, quando inventavo dei personaggi, ad esempio il lavoro del papà di Gioconda, che poi vedrete che tipo di famiglia che ha, naturalmente molto complicata, data lei, anzi data la famiglia, lei è complicata. E quando ho detto voglio dare a questo padre un lavoro che ha una madre spumeggiante ma molto fragile e un padre silenziosissimo e fa l'ofiologo, avevo scoperto questa professione che è lo studioso dei serpenti. Io quando ho mandato quella lettera proprio dicevo speriamo che Massimo no, fa un salto sulla sedia, cioè mi divertiva nel senso più profondo del termine l'idea di provocare in Massimo delle reazioni, erano anche dei regali che facevo a lui per poi no, riconsegnarli a me stessa attraverso una risata, una commozione, ecco, abbiamo, diciamo siamo stati i primi lettori l'uno dell'altro, le prime cose le abbiamo fatte perché l'altro le leggesse. Sai che forse me lo sto facendo venire in mente adesso, forse il segreto del successo di questo libro è che non è un'operazione commerciale, nel senso che noi due siamo veramente molto amici, ci vogliamo davvero molto bene, cioè non è che siamo stati costruiti in vitro, non è che prendiamo lui e lei perché vendono copie di libri, quindi mettendoli insieme, no, noi due siamo proprio due amici che si vogliono molto bene, al punto che io vorrei dirvi che alla fine, secondo me, se dovete prendere solo una pagina di questo libro, secondo me la pagina più bella è questa qui. È la data del 21 marzo, l'angelo si chiama Filemone, no? L'abbiamo già detto prima, Filemone è un nome che ho dato io a questo angelo perché è un omaggio a Jung, perché Filemone era il nome dell'angelo custode di Jung, del grande psicanalista. E alla data 21 marzo, nel momento di maggiore tristezza del libro, siamo proprio nel punto culminante della crisi di Gioconda, lei mi scrive questa mail meravigliosa. Caro Filemone, 21 marzo, caro Filemone, è primavera, ma io no. Meglio di un tweet. È finito? Sì. Noi andiamo avanti di solito anche fino alle due di notte, no, però no, dicono che tu che sei seria... No, 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 il cenno è stato fatto. Ci fanno dei cenni. Grazie. Una domanda? Niente. Io... C'è finito qua? È finito tutto, qui? L'ultima presentazione? No, però dietro le quinte, prima di salire ci siamo detti ma oggi però è l'inizio poi di qualcos'altro, sì, che ci dobbiamo inventare, perché che ci stiamo già inventando. Perché la vita è ricominciare sempre a ogni istante. Massimo, ti volevo ringraziare, veramente. Grazie di aver... tutte le scrittrici italiane avrebbero voluto fare un libro con Massimo Gramellini. E mi ha... veniva da un libro che io ho amato molto, che Fa i bei sogni. È un libro che è stato letto in tutto il mondo, continua a essere letto. Sta per diventare un film di Marco Bellocchio. E forse non ti ho mai detto, e te lo dico stasera, proprio quanto... La fiducia che mi hai dato è stata per me un regalo veramente prezioso. Grazie. Oh, mamma mia.
Grazie mille. Chiara Gamberale, Massimo Gramellini. Grazie davvero. Ma noi chiudiamo qua, no? Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie. Ciao a tutti. Abbiate cura di voi. Bella è stata. Vi diamo appuntamento nel foyer per la firma copie e nel 2016 per la 17ª edizione di Pordenone Legge. Grazie.